Agricoltura in ginocchio, canale Galermi a secco, protestano gli operatori. Centinaia di agricoltori disperati per la mancanza di acqua che non arriva più dal canale Galermi. Gli operatori del settore si sono dati appuntamento questa mattina a Piazza Archimede nei pressi dell'ufficio territoriale di governo per una manifestazione pacifica. È dal 2012 che gli agricoltori protestano per avere un diritto che deriva dal fatto che loro pagano la tariffa. Cioè, questo è l'unico caso al mondo dove ci sono delle persone che pagano per avere un servizio e poi questo servizio non riescono ad averlo. Quindi è la prima incongruenza. La seconda incongruenza è una cosa terribile. Sono scomparsi 1,5 milioni di euro. Qualcuno ci dovrebbe dire che fine hanno fatto questi soldi, chi li ha utilizzati, dove li hanno spesi e perché non li hanno spesi. Altra cosa insopportabile, si palleggiano le responsabilità all'interno della regione senza riuscire a trovare una soluzione, tant'è vero che abbiamo dovuto chiedere l'intervento del prefetto, che ovviamente ringraziamo perché è intervenuto in una questione che non la riguarda assolutamente. Questo è un problema solo ed esclusivamente di competenza della regione, ma la regione ormai è a capolinea, ci troviamo di fronte a una regione matrigna che non fa più gli interessi dei siciliani. L'unica cosa che cerca di fare è di sfruttare gli agricoltori facendosi pagare, ripeto, un servizio che non rende. Questo sarebbe il settimo anno consecutivo che gli agricoltori non raccolgono i frutti di quello che piantano ed è una cosa assurda. Tra altre cose, l'anno scorso anche gli agrumeti sono stati purtroppo sradicati dalla mancanza di acqua e quindi oggi ancora una volta, per l'ennesima volta, siamo qui a rivendicare un diritto che deriva, ripeto, dal fatto che si paga un servizio e nello stesso tempo preannunciamo un esposto querela alla Procura della Repubblica, perché è chiaro che non si può continuare in questo modo. Se entro oggi, beh, è chiaro, contro il consorzio di bonifica di Siracusa, che non fa assolutamente gli interessi della provincia di Siracusa. Siamo quindi pronti anche ad andare in procura in maniera tale che venga finalmente stabilito un principio che chi paga deve avere i servizi, altrimenti la regione deve dire non sono nelle condizioni di prestare questo servizio. E l'altra cosa insopportabile, vedete, il canale esiste da 2500 anni, per 2500 anni ha fornito acqua e ha fornito servizi, da 10 anni nella più assoluta, ripeto, indifferenza di questa burocrazia che domina al consorzio di bonifica e che è totalmente indifferente ai problemi delle persone, il canale Galermi non riesce più a fornire l'acqua, ripeto, che per 2500 anni ha sempre fornito. Noi intanto stamattina, sapendo che non ci possiamo aspettare nulla, perché ripeto, il prefetto non ha alcuna responsabilità né lo Stato su queste vicende, noi ci auguriamo che almeno il prefetto possa convincere il consorzio di bonifica a prendersi in carico il canale, in maniera tale che i soldi che sono stati stanziati, perché ci sono nuove risorse che sono state stanziate, possono essere utilizzati. Voi immaginate che nel 2014 sono state stanziate dalla regione 385.000 euro, sono scomparsi. Nel 2015 altri 150.000 sono scomparsi. Nel 2017 520.000, nel 2018 altri 520.000, nel 2019 altri 520.000. Stiamo parlando di oltre 4 miliardi delle vecchie lire. Lo avrebbe potuto fare nuovo il canale, invece il canale continua a non portare l'acqua ai destinatari ed è, ripeto, proprio questa l'ingiustizia. Noi confidiamo, ripeto, nell'intervento del prefetto, speriamo che il prefetto possa, ecco, diciamo, convincerli a rispettare, tra l'altro, cose delle disposizioni di legge, perché veda, su questo canale non è che c'è la volontà dei singoli cittadini, ci sono delle leggi, c'è un ordine del giorno del 16 giugno 2012 che stabilisce a chi vanno le competenze, ci sono tutta una serie di riunioni che sono state fatte in commissione bilancio che stabilisce che il consorzio di bonifica deve prendersi le competenze, c'è una legge ben precisa che stabilisce le quote di denaro destinate appunto al consorzio di bonifica, vi sono tutta una serie di decreti di finanziamento di queste opere, alcuni fra altre cose non solo da parte dei direttori generali ma anche da parte dello stesso giunta di governo, e non si capisce che fine hanno fatto queste risorse.
Plus, per cui è chiaro che nel recarci in procura porteremo anche questi documenti proprio per chiedere alla procura di fare un'indagine accurata, di capire dove e che fine hanno fatto questi soldi.